Presidente, la ringrazio. Io ho chiesto di intervenire per qualche minuto a fine seduta per segnalare una situazione scientificamente paradossale in cui si trova il nostro Paese dal 2001. Rendo conto che è una questione di carattere tecnico che però investe direttamente oltre 700.000 cittadini italiani e tutti gli italiani che sono interessati alla gestione dell'avifauna migratrice nel nostro Paese e in modo particolare in tutti i Paesi del bacino del Mediterraneo. Dal 2001 i dati cosiddetti scientifici, che io non ritengo tali, proposti all'Europa dal nostro Paese, prevedono che gli uccelli migratori sono più precoci di circa un mese e mezzo rispetto agli stessi migratori degli altri Paesi del bacino del Mediterraneo. La scienza è una cosa seria e non può avere nulla di paradossale. Purtroppo siamo in questa situazione e il responsabile di questa situazione è una scelta che io ritengo più politica che non scientifica, effettuata a suo tempo da ISPRA o per meglio dire dall'istituto che prima si chiamava in modo diverso e che oggi è diventato ISPRA. L'intervento è finalizzato a ottenere e a segnalare due tipi di esigenza. La prima, ho presentato in data odierna una interrogazione, auspico che arrivi velocemente la risposta e che non segua l'iter che è stato adottato per l'interrogazione presentata ad agosto più o meno sullo stesso tema, che ad oggi non ha ricevuto alcuna risposta da parte del Ministero dell'Ambiente. E l'altra è che siccome entro la fine del mese di ottobre il nostro Ministero dell'Ambiente deve segnalare alla Commissione europea i nuovi dati, la revisione di questi dati scientifici, una volta per tutte si faccia seriamente e si adegui ai dati scientifici degli altri paesi e di tutti gli istituti universitari italiani affinché ci sia un'omogeneità per tenere in considerazione le fasi di vita degli uccelli migratori. Se l'impostazione dovesse continuare a essere quella che l'Italia si dissocia dal resto del mondo scientifico europeo e si dissocia da tutti gli istituti universitari italiani che si sono adoperati in questo senso, finisco Presidente, saremo nuovamente di fronte ad una scelta politica che invece deve essere completamente abbandonata e tutti quanti dobbiamo tenerci nell'interesse anche della biodiversità a quelli che sono i dati scientifici e l'interesse generale, perché non possiamo più continuare a essere derisi a livello europeo per come è stata l'Italia fino ad oggi e come purtroppo rischia di essere anche negli anni futuri. Grazie senatore.